Fai molti dettagli. Hai trovato niente? Una collezione di portacipria. Ecco, commissario. Grazie. Nessuna impronta, commissario. Naturalmente. E non c'è nessun'altra traccia? No. Questo è il nulla osta per la rimozione. Ma come, già arrivato? Il giudice istruttore aveva molta fretta. Va bene. È arrivato il furgone, commissario. Commissario. Fate pure. Hai finito di là? Sì, ma non c'è niente. Colpita con una lama, affilatissima. Sulla bocca e sul mento, i segni evidenti di una mano, un'autentica morsa. Presumo che la meccanica del delitto sia stata questa. Deve averla immobilizzata. E poi, il colpo mortale. E le altre ferite? Una serie di colpi inferti all'impazzata, non più su di una persona viva. Ma ormai su di un cadavere. Solo chi odia può colpire così. Oppure un maniaco. Dato che vicino al cadavere sono state trovate alcune foto della donna tra le braccia di un uomo, l'amante presumibilmente, il cui volto era stato reso irriconoscibile. Può darsi. Appena ha finito, dottore, vorrei avere il suo rapporto. Certo, commissario. E con tutti i dettagli. Vogliamo andare? Ho esaminato a lungo le foto accanto al cadavere. Se riuscissimo a spiegare perché l'assassino ha cancellato il volto dell'uomo, potrebbe essere una pista da seguire. Perché no? Il volto dell'uomo è stato raschiato con una lametta o qualcosa di simile. Potrei ordinare gigantografie del corpo grandi abbastanza per scoprire un neo o qualche segno particolare. Ma e poi? Faccio spogliare tutti gli uomini della città? Io cercherei di indagare nel mondo della vittima. È giusto.
Ma purtroppo è un mondo chiuso, era la moglie di un generale. Lei crede che potrei trovare qualche sua amica disposta a dirmi chi è che se la portava a letto? Allora, che cosa intende fare? Beh, gettare la rete e tirarla su nella speranza che in mezzo ai pesci capiti quello buono. Risponde che quel giorno si trovava in ospedale per alcune analisi. Guardate che con me perdete il vostro tempo, sa. Io le puttane o me la faccio e gli uomini che ci vanno li compiango, poverini. Già, e magari le odi. Non è vero, Cleopatra? Io sono per la fratellanza universale. Non odio proprio nessuno, ecco. E poi perché dite sempre l'assassino? Un potrebbe essere una donna. Vero. Ma tu come ti consideri? Uno è un rompemai, coglioni a nessuno. Anzi. Il marito? Un generale. Chiuderanno tutto. Sta zitto. Commissario. Commissario. I disgraziati beccano sempre a noi. Sì. Che te lo die. Ciao, Cleopatra, come sta il faraone? Spiritoso. Ho liquidato i giornalisti. Quelli vogliono sempre i miracoli, fossero al nostro posto. È venuto fuori niente? No, è gente che appartiene tutta a un altro giro. Ero sicuro che fosse fatica sprecata, però voi continuate a interrogarli. Io me ne vado a casa. Sì, commissario. Chiamami, se è il caso. Certo, commissario. Ma come, sto stronzo se ne va? Ci famo notte qui. E il mancato guadagno? Ce lo pagate voi? Calma, calma. Adesso vi facciamo un bel verbalino e poi vi rispediamo tutti al vostro onorato lavoro. È bello il suo del lavoro. Che cosa c'è che non va? Cerca di stare tranquillo. Rilassati. E non preoccuparti. Già, si fa presto a dirlo. È peggio della mafia. È incredibile. Non si trova la minima traccia dell'amante. Ma che cosa vuoi? Chi dovrebbe parlare? Il marito tradito, forse? I parenti? Ma non pensi allo scandalo. Il dramma è di chi resta, non di chi se ne va. Mio, per esempio. I giornali ci attaccano e il capo non mi dà pace. Mi porti gli indizi, avanti. Si dia da fare, capuana. Però vada cauto, cerchi di non pestare i piedi a nessuno, mi raccomando. È una parola. E tu fallo, accontentalo. Che ti costa? Ma come faccio? Come mi muovo, sbaglio. Oggi è diverso, non posso più interrogare a fondo la gente. Questo compito spetta al giudice. Quando pizzico qualcuno, non apre bocca. O arriva già in compagnia dell'avvocato. Se aggiungi l'omertà di casta, non c'è più niente da fare. Ma chiunque sia l'assassino, possibile che non abbia lasciato tracce? È molto abile e astuto. Ma quelle foto della donna nuda insieme all'amante hanno un significato. Sono una pista, la sola. Tu pensi che sia uno di qui? Sì, credo di sì. Si è mosso bene. Ma non hai detto che dobbiamo andare via presto? Sì, purtroppo.
Sai come è fatto mio marito? Quando organizza un bridge va su tutte le furie se si arriva in ritardo. È meglio che io vada avanti. Ma anche tu, Serena, non tardare. È tempo di rendermi presentabile, Gianni. Per me lo sei già così. Lo sai che stai molto meglio nuda. Non te l'hanno già detto? Che cos'è? Un interrogatorio? Vuoi farmi confessare? Non ci casco, sai? Allora è vero, te l'hanno già detto. Pare che l'idea non ti dispiaccia troppo, in fondo. Gioca tu. Fa presto. Sì. Il tuo panico è ingiustificato. Nessuno può riconoscerti in questa foto. Ed io come avvocato ti consiglio di non muoverti. Lascia che si muovano loro.
Ma in città c'è chi sapeva di me e di Serena. E con ciò? Quel commissario è furbo. Tiene molto al posto, alla carriera. Sta tranquillo, sa benissimo che gli conviene agire con la massima cautela, con la più grande discrezione. Ma potrebbe farsi delle idee sbagliate. L'uccisione di una donna chiama in causa direttamente il marito o l'amante. Sì, sì, te lo concedo, ma non sempre nel nostro ambiente. Qui la prima vittima era moglie di un generale e la seconda, la povera Serena, portava un cognome importante, un cognome di quelli che contano. E allora, che cosa dovrei fare? Continua a vivere come se niente fosse. E se il commissario dovesse farsi vivo, telefonami subito. Ciao, papi. Ah, scusa, non credevo che avessi gente. Ho finito, stavo uscendo. Come stai? Bene, grazie. Qualche problema? Nessun problema. Torno dopo. Arrivederci. Ciao. Non sparire, d'accordo? Vai sempre al circolo del tennis. Non trascurare il bridge. Tutto come prima. E cerca di star calmo. D'accordo, farò il possibile. Ma non è facile. Questo caso è la copia carbone del primo. Infatti l'arma usata è la stessa. Tutto coincide con il caso Fioravanti. Anche la meccanica del delitto. E le foto con l'amante. Come l'ha presa il marito? Ha avuto un collasso. Non sapeva davvero di aver sposato una cagna. Ma lei è sicuro che non c'entri con l'assassinio della moglie? Potrebbe aver mentito. Potrebbe essersi vendicato. Abbiamo controllato l'alibi. È in regola. Teniamo sotto tiro anche l'amante. È andato a consultarsi con un avvocato, ma non c'è altro. Nessun passo falso. Trovo assurdo che uno si faccia fotografare nudo con la propria amante e poi lasci quelle foto accanto al cadavere di lei, sia pure con la faccia raschiata. Certo. È Gastone, l'uomo che prepara i cadaveri. Ride sempre così quando è soddisfatto del suo lavoro. Venga, lo vedrà. Venga. Venga, professore. Ciao, Gastone. Guardi, il taglio alla gola non si vede quasi più. E nemmeno le altre ferite. Guardate. Venga anche lei, commissario. Guardate. Venite a vedere, è bellissima. Gastone è un artista. Proprio un artista. Con le cere e con i cosmetici sa fare miracoli. È una appassionata del suo lavoro. Puoi vestirla e comporla nella bara e metterla nella camera mortuaria. Tra un'ora verranno i parenti. Bene. Come sei bella. Sei quasi più bella di quando eri viva. Thank you.
Ferma. Ritorna indietro. Perché? Che ha visto, Capuano? Non sono passati altro che volti di persone conosciute, insospettabili. Vai avanti. Stop! Non spegnere! È spaventoso. Povera Serena, non meritava certo di fare quella fine, una fine orribile. Davvero. E il marito? L'hai visto? È un uomo distrutto. Dopo tutto quello che hanno scritto i giornali, io comincio ad aver paura. Aver paura? E per quale motivo dovresti avere paura? Perché i giornali parlano di un maniaco moralista e mi pare logico che... Tu capisci, no? Non vedo proprio cosa dovrei capire. Ammazza solo le mogli infedeli. Ha ragione Barbara. Tu non dovresti avere nessuna paura, Frank, almeno per quanto ne so io. Non mi sembra il caso di scherzare. Prima Floriana, poi Serena. E poi? A chi toccherà? Che sciocchezze, non ti mettere queste idee per la testa. E piantala di fare l'uccello del malaugurio. Già, sarebbe anche ora. Non potremmo cambiare discorso? Ma sì, parliamo di uomini. In fondo rischiare vale la pena, non vi pare? Trovi? E tu no? Il marito no, l'amante nemmeno. Insomma, Capuana, a quanto pare siamo ancora a zero. Eh già. Questa è la realtà, signor questore. Ho controllato e ricontrollato. Io posso mettere dentro il marito, se lei crede sia utile. Per l'amor del cielo, chiunque altro tranne il marito. Lei sa chi è nella vita pubblica. Vede quel telefono? Da ieri non ha mai smesso di suonare. Tutte raccomandazioni. E sotto le forme più squisite. Se non ha prove sufficienti... No. Lo tenga fuori. No, nessuna prova. Lui pensava alla politica. E lei agli affari di cuore. La verità è che siamo seduti su un barile di dinamite, mio caro Capuana. Un passo falso e saltiamo tutti. E per dirla francamente, io in questa città mi trovo bene. E lei, amico? Anch'io. Ma del resto il marcio sta nelle piccole città come nelle grandi città. Dovunque mi trasferiscono, so cosa aspettarmi. Qual è il suo piano? Nessuno. L'assassino conosce le abitudini delle vittime e quindi fa parte del giro bene della città. Dobbiamo cercarlo lì. Attento, però. Non vorrei che si muovessero ancora più in alto. Solitario. Ma di che hai paura, cara? Non penserai che il maniaco sia io? Che cosa stai dicendo? Ma perché esporci così? Non è facile trovare un appartamento e non voglio più venire da te. Se è per i soldi, non ti preoccupare. Su, ti prego, andiamocene. Renata. Ti prego. Che c'è, commissario? Non si allarmi, non vengo da lei in veste ufficiale, signor Gastone. Passavo di qui e ho pensato, perché non andare a fare due chiacchiere con Gastone? Il braccio destro di Casali. Da quanto lavora con il professore? Da 2 anni. Da quando sono arrivato qui. Ah, bene. Prego, si accomodi. Grazie. Molto accogliente. Si sieda. Fuma? Diceva?
io non dicevo niente. Ah, sì. Le piace il suo lavoro? Sicuro, altrimenti non l'avrei fatto. Come del resto lei non farebbe il suo se non le piacesse. Ben detto. E quando non lavora, come passa il tempo? Beh, esco raramente. Curo i miei fiori. Una bella casetta. Tenuta bene. Lei vive solo? Vuol sapere perché non mi sono sposato? Oh, no, non è affar mio. Sta bene qui. C'è luce, aria. E di là che c'è? Il bagno e la cucina. Ho solo due camere. Un uomo che fa il mio mestiere non trova facilmente chi lo sposi, capisce? Prima o poi le donne vengono a sapere dei morti. E tutto finisce prima che sia cominciato. E questo? È un piccolo laboratorio fotografico. Non è una perquisizione. Io vado. Se vuole dare un'occhiata. Se vuole lei? Certo. Prego. Le vorrei dire una cosa, commissario. Dica. Lo so che le può sembrare assurdo, ma se lei non lo sapesse già, direbbe che sono morte. Guardi come sono belle. Più belle che da vive. La morte le ha purificate. Non c'è più traccia di peccato, di miserie umane. Ed è anche un po' merito mio, perciò amo il mio lavoro. Hai visto? 3 minuti. Agostini avrebbe fatto prima. Spiritoso. E poi quando ci sei tu vado piano. Sai che ti dico? Che io ti piaccio. Sì, ma anche la scuola d'oggi mi piace. Assemblee aperte, dialogo con i professori, contestazione, collettivi. Anche a me piace il collettivo, ma quando lo faccio con te. Reazionario, sei un borghese mollaccione. Neppure i grossi fatti di cronaca ti scuotono. Ah, alludi al maniaco. E chi se ne frega, quello ce l'ha con le vecchie. È vero, ma finisce con riguardare anche noi. I miei non vorrebbero più che uscissi. Posso concederti soltanto 5 minuti. Parli come tuo padre. Non sei una buona rivoluzionaria. Resterò il tempo che vuoi, ma non sono venuta per parlare di politica. Sì, chi desidera? Sbaglia, questa è la casa dell'avvocato Sant'Angeli. Perché hai messo giù? Era lui? Quello che sbaglia sempre? Lui chi? Non ti capisco, Paolo. Ma sì che mi capisci. Non farmi passare anche per cretino. Visto che la metti su questo piano, credi che io non sappia chi è la tua ultima amante e allora mi considero libera come te. Bene. Questo è parlar chiaro. Ma c'è qualcosa da salvare. Cosa? Abbiamo una rispettabilità da difendere. E con la rispettabilità l'agiatezza. Questa casa è una figlia. Parli per te o per me? Per tutti e due. Della tua vita privata me ne frego. Ma non voglio scandali. Che strano questo assassino. Va a caccia solamente di adultere. E con ciò ti libereresti di me? Non è forse quello che vuoi? No, cioè non a questo prezzo. Vorrei che tu mi facessi una cortesia. Fa ammalare tua madre, come hai già fatto in passato. Ma stavolta ci vai davvero. Hai pensato a tutto, eh? Mi sembra una soluzione accettabile, elegante. Quando tutto sarà finito, potrai tornare a casa senza timore. Fa come ti dico, Frank. Qui sei in pericolo. Lily!
Tutto bene a scuola? Bene, ciao. Ciao. Buongiorno. Magnifiche piante, signore. Fanno invidia a mia moglie. Tua moglie se ne frega. Come sta suo marito? Lui non se ne frega e sta male. Ci vediamo stasera, alle 6. Al solito posto. Pauroso. Commissario, lei sta battendo una pista falsa. Gastone è un uomo strano, non lo nego. Ma è innocuo. Ha una passione morbosa, direi, per i cadaveri, per abbellirli e fotografarli. Ma tutto finisce lì. Una volta ho conosciuto un tale che rompeva vasi preziosi per il gusto di ripararli. Senta, Capuana, la capisco, lei è alla ricerca disperata di un assassino che quasi sicuramente colpirà ancora. Ma Gastone non è il suo uomo. Come può dirlo con sicurezza? Beh, lo conosco molto bene. Gastone è incapace di commettere qualsiasi violenza. Ed è proprio per questo che cerca di cancellarne le prove. Professor Casali, io la carriera l'ho fatta in Sicilia e in Sardegna. Dove 2 più 2 fanno 4. Dove ogni delitto ha un movente. Ma in questi delitti dove sta il movente? Non saprei. Potrebbe anche trattarsi di un omosessuale. Un omosessuale? Sì, geloso. E l'ipotesi potrebbe essere confortata dal fatto che in tutte le foto gli amanti delle vittime sono stati resi irriconoscibili. È vero. Oppure di un marito tradito. Ci pensi bene. Uccide 2, 3, 4 donne infedeli. E poi la propria moglie. Chi lo sospetterebbe? No. Oppure di un impotente. Gli impotenti provano un odio mortale per le donne che non riescono a possedere. In questo caso sarebbe un guaio. Come faremo a trovare un impotente? Con un avviso? Devo andare. Ho promesso a mia moglie che sarei stato a casa per cena, una volta tanto. Perché non viene di nuovo a cena da me una di queste sere? Con sua moglie, naturalmente. Mi farebbe piacere. Anche a me. Non appena è finito. Si è fatto tardi, devo andare. Ti prego. È meglio, amore.
Che fai? Mi hai spaventato. Torni a casa a quest'ora? Sei diventato insopportabile. Quando hai tentato di ucciderti per amor mio, come dici tu, avresti potuto almeno farlo bene, andare all'altro mondo davvero, invece di restare a rovinarmi la vita. Vediamoci stasera in giardino, Bettina. Perché no? Mia madre soffre di insonnia, ma alle 10 si impillola e un quarto d'ora dopo va in catalessa. Ragazzi, è ora. Lo sapete, i vostri genitori vi vogliono a casa presto. Ecco, la solita storia, sempre esagerati. Mi dispiace, ma l'ho promesso formalmente ai vostri genitori. Tutta colpa di quel rompipalle. Ma perché non va a fare l'amore invece di uccidere? Sì, dai, facciamogli fare l'amore di gruppo. T'accompagno a casa. Sì, bene. Buonasera. Buonasera. Buonasera, signora. Buonasera, ragazzi. Arrivederci. Scusate, ma non è colpa mia. Buonasera. Grazie. A presto. Buonasera. Ciao. Ciao, arrivederci. Salutami la mamma. D'accordo. Alle 10:30 in giardino. Sì. Sì o no, senza riflettere? Eh sì, lo sai, da quando t'ho conosciuto. È la tua vicina di casa? Il marito è semi-infermo, trascina le gambe con le stampelle. Lei si è fatto un amante, così dicono, ma non è il primo. Beh, almeno ha il buon gusto di non portarsela in casa. Mi accompagni al cancello? Certo. Ciao. Ciao. A domani. Lily! Dove sei?
Mi raccomando, voglio tutti i dettagli. Prendimi i totali da ogni punto di vista e così pure i piani ravvicinati. Buongiorno, Casali. Buongiorno, commissario. Accanto al cadavere c'erano le solite foto. È una disgrazia, direi. Pare anche a me. Cercate fra le sue carte. Bene, brigadiere. Sempre la stessa meccanica. Le sembra che ci siano segni di lotta? Sì, certo. È stata assalita di sorpresa e ha tentato disperatamente di difendersi. Come le altre. Tre efferati delitti in così poco tempo e tutti compiuti nello stesso modo dalla stessa mano omicida. Sono delitti che sembra non abbiano un movente. L'opera della polizia in casi del genere... Più scatto, Paolo! Passaggi più corti! Muoversi, muoversi! Forza nei lanci! Forza! Colpire con più forza, bravo! Avanti sotto rete voi! Forza, forza! Più movimento! Piero? Vengo! Posso uscire? Sì, va pure! Gianni, entra tu! Muoversi sotto rete, forza! Più grinta, ragazzi! Saltare, saltare! Ecco. Sei qui da molto? Pochi minuti. Hai saputo? Sì, l'ho letto sui giornali. Terribile. Io ho visto tutto, sai. Che dici? È stata una cosa orrenda. Io stavo rientrando a casa. Erano vicino alla fontana. E l'ho visto colpire. Era un uomo con il viso coperto. Ma l'hai visto mentre lo uccideva? Sì. Ero paralizzata. La paura mi inchiodava. Ma l'assassino l'hai visto proprio in faccia? Sì. E potresti riconoscerlo? Non lo so. Era buio e aveva una calza nera sul viso. Pensi che lui ti abbia visto? Sì. Si è girato verso di me. Vieni, andiamo via. Ma parliamone almeno con tuo padre. Gliene parlerò io. Sono uscita dicendo che andavo a studiare da Paola. Ti dispiace accompagnarmi? Figurati. Vuoi che passi a riprenderti, amore? Ma no, casa mia non è lontana. Ciao. Vabbè. Thank you.
Parti? Che succede? La nonna ha telefonato. Ha avuto un'altra ricaduta. Ancora? Quanto tempo starei via? Non lo so, Bettina, dipende da come sta. Appena arrivo telefono e vi faccio sapere. L'ultima volta ci sei stata una settimana. Già, speriamo bene. Beh, ora devo andare, altrimenti perdo il treno. Ho prenotato il vagone letto. E papà? Lo sa che parti? Certo, era occupato, aveva gente. Ha promesso che mi raggiungerà alla stazione per darmi un salutino. Volevi dirmi qualcosa? No. Buon viaggio. E dà un bacione per me alla nonna. Certo, a presto. Finire spontaneamente. Mia figlia è ancora sotto shock. Ha brutalmente saputo dalla radio che la madre è stata uccisa. Come le altre. La capisco. Grazie. Sono a sua disposizione. Che cosa vuol sapere? Lei è avvocato. Sa che dovrò farle delle domande, alcune anche molto spiacevoli. Ma certo, commissario. Mi tratti pure come gli altri, uno qualsiasi. Più saremo chiari e prima usciremo dagli equivoci. E la prima domanda potrebbe essere... Avvocata Sant'Angeli, lei è salito su quel treno? Infatti, è questa. Non sono salito. Sono arrivato all'ultimo momento. Franca era al finestrino. Il tempo di stringerle la mano. E di augurarle buon viaggio.
Alla stazione, per caso, ha visto qualcuno che conosce? E chi può dirlo? Quando un individuo non intende per costituirsi un alibi, non pensa a questo. No. Nel mio caso manca il movente. Nessuna polizza di assicurazione, nessuna eredità. Inoltre non posseggo né rasoi né coltelli. Però ha dimenticato il movente più valido. La vendetta di un marito tradito. Lei è un uomo vecchio, caro commissario. Non si adegua ai tempi. Franca mi tradiva e io lo sapevo. E mia moglie sapeva che non ero fedele. Viviamo in un'epoca in cui coppie di coniugi cercano con inserzioni sui settimanali altre coppie disposte a scambiarsi le mogli. Le sembro cinico? Dov'è andato dopo la partenza di sua moglie? Dopo la partenza del treno? Ma come, le chiedo di trattarmi come gli altri e lei gira attorno alle domande. Perché non dice dov'era quando sua moglie è stata uccisa? Bene. Allora glielo chiederò come lei preferisce. Dov'era quando sua moglie è stata uccisa? Lo chieda al suo questore. Lo stava ammazzando al circolo della caccia. Albrigi, naturalmente. Beh, ora immagino che il colloquio informativo sia finito, non è così? È così, può andare. Come glielo devo dire? Non l'ho mandato a chiamare, si è presentato spontaneamente! Parliamoci a cuore aperto, caro Capuana. Ci conosciamo da vecchia data, noi. Perciò non le faccio nessun rimprovero. Voglio solo farle capire che la miccia è accesa e che stiamo per saltare! Maledizione, ma l'avvocato al circolo non c'era! Quando va dalle sue donne, dice che va al circolo, siamo d'accordo così. So bene quello che faccio e non posso certo spiegarle i motivi per cui lo faccio. Cerchi invece di riuscire a sapere chi è la sua nuova amante finché dura e non mi procuri qualche altra grana. Vuole che marchi visita così può passare l'incarico a un altro? Ah, non dica sciocchezze. Lei non può abbandonare a questo punto. Lo so, è una brutta rogna. Ma lei è il capo della squadra mobile e gode di tutta la mia fiducia. Ogni volta che sono convinto di avere risolto, mi manca sempre qualcosa. Non si perda d'animo e continui sicuro di riuscire. Questo pazzo maledetto dovrà ben compiere qualche passo falso. Può darsi. Ma per ora non ha commesso il più piccolo errore. Non ci sono dubbi, è molto intelligente. Certo. Si è autonominato vendicatore morale della borghesia più ricca. Conosce tutti i loro segreti. Chi sono gli amanti? Dove si incontrano? È del loro mondo ed è tutto quello che sappiamo. Troppo poco, Capuana. Dobbiamo stringere i tempi, metterlo dentro al più presto se non vogliamo finire fuori noi. Presto, signore. No. Giannino, non sei felice. Ah. Credi di esserlo. Ah, sì. In realtà hai paura. E hai paura di un uomo che ti minaccia. Chi sarebbe? Tuo marito, Giannina. Lo dico per il tuo bene. Non lo devi esasperare. Ma smettila, mamma. In quanto a tuo marito, Renata, si fidava di te, ma ora è caduto nel dubbio. È partito o ha finto di partire. Comunque, tu questa notte sei sola e indifesa. Dormi qui, tesoro. Non andare via. Tu abiti in un posto isolato. Mamma, le tue carte cominciano a darmi ai nervi. Io vedo chiaro. Renata ama il rischio come me. In fondo è quello che dà più sapore ad ogni avventura.
Pronto? Ciao. Mauro. So che è partito. Sì, è partito ieri. Che ne diresti di una passeggiatina al chiaro di luna? Perché invece non vieni tu qui? Te l'ho detto, non mi sento tranquillo da te. Potrebbero vedermi. Ma no, chi vuoi che ti veda? E se tuo marito tornasse da un momento all'altro? No, lui non è il tipo che fa le sorprese. Ti aspetto, amore mio, vieni. Su, ho una voglia matta di fare l'amore con te. Vieni, non fare il difficile. Anche io ho voglia di te. A presto. Renata! Renata, sono io, apri! Thank you.
Renata! Renata! Esci così presto. Sono appena tornato. Non hai dormito affatto. Già. Ho capito. Un nuovo delitto. A chi è toccato stavolta? Tieni, leggi. Oddio, anche Renata. È terribile. Sono già 5. Hai visto? C'è un attacco alla polizia. Ho visto. E ne verranno altri. Dicono anche che siamo d'accordo con l'opposizione. E perché la buttano nella politica? Perché due dei mariti sono nella politica. E lo scandalo non giova. Perché non pianti tutto, amore? Mio padre ti ha offerto un buon posto nella sua industria. Mandali al diavolo. Perché non accetti? Non è per me, lo sai. Sono un poliziotto. Che ci andrei a fare io in mezzo ai frigoriferi? Già. Quando fui trasferito qui, mi sembrò d'approdare in un'oasi di pace. Ti ricordi? La città graziosa, immersa nel verde. Delinquenza abituale zero. Soltanto qualche furtarello. E poi d'improvviso, nel giro di due fottutissimi mesi, l'apocalisse. Pronto? Sono Capuana. Che? E l'indirizzo, brigadiere? Bene, vengo subito. Che è successo? Il maniaco ci ha fatto una telefonata. Forse ci siamo. In nome della legge! In nome della legge, aprite! Non sparate, non sono armato. Entra.
Perché ci hai telefonato? Perché? Sono stanco di uccidere. Vedete? Le ho fatte fuori io! Tutte queste puttane! Vuoi sapere perché? Dinanzi al magistrato, in ufficio. Sicuro? Sono io l'uomo che cercate. Dite la verità. Ve ne ho dato di filo da torcere. Se non avessi deciso di confessare, non mi avreste preso. Ho una mente diabolica io. Sa come sceglievo le vittime? Lo sa? Portatelo via. Non vi vantate adesso. Non ci sareste mai arrivati da soli. Ma si tratta di un mitomane. Potrebbe sembrare, ma ho organizzato tutto io. Speriamo che funzioni. Ho cercato di scegliere un tipo d'uomo che sia l'opposto esatto dell'assassino. E spera che quello vero vada in bestia. È così? Infatti, se attribuiamo i delitti a un semideficiente, l'assassino si sentirà così ridicolizzato che finirà certamente per scoprirsi. Sì, è un tentativo abbastanza interessante. Ma è il magistrato? Gli ci vorrà perlomeno qualche giorno per accorgersi che può incriminarlo solo per autocalunnia. Intanto spero che il mio assassino venga fuori. D'accordo, Capuana. Me lo auguro. Ah, senta, vorrei pregarla di una cosa. Di stare molto attento. Al maniaco? No, ai giornalisti. L'aspettano da basso per la solita conferenza stampa. E in bocca ai lupi. Già. Ma ora è diverso. Perché non ce lo mostra? È dal magistrato. Come si chiama? È tutto scritto dietro le foto che vi abbiamo dato. Che cosa ha detto quando l'avete preso? Che era stanco di uccidere e poi si è vantato con noi di avere una mente diabolica. Siete certi che sia lui colpevole? Questo è quanto è stato trovato in casa sua. Un paio di guanti scuri, un cappello, un coltello e un fazzoletto nero. Quali prove avete oltre a queste? Veramente dobbiamo ancora ricostruire la sua vita negli ultimi mesi. Ma il fermo non si può prolungare oltre 2 giorni. Chiariamo subito una cosa. Non si tratta di un fermo e non è stato spiccato nessun mandato di cattura. E allora? Per ora è solo un test a chiarimento. Si è presentato di sua spontanea volontà. Lei che pensa? Non sono il magistrato, è lui che deve decidere. Questo è tutto, signori. Vi ringrazio. E ci rivedremo presto. Questi non sanno un cazzo, vanno per tentativi. Ma come tanto ve lo dico io. Mi pare che uno va in casa dell'assassino, trova i guanti neri, il coltello. Ci mancava solo che trovassero una casa banca piena di cadaveri e poi... Capuana. Io sono quello che ti illudi di avere preso. Chi? Su, non farti più cretino di quello che sei. Mi scusi, ma non capisco bene. Davvero? Chi è lei? Hai capito benissimo. Mi dispiace, ma... il nome non te lo posso dire. Sono quello che voi chiamate il maniaco, per non chiamarlo giustiziere. L'uomo che hai arrestato è solo un povero idiota. Se lo hai capito e te ne fai bello, sei un disonesto. Se non l'hai capito, sei più idiota di lui. In ogni caso, sei un incapace. Perché dovrei crederti? Il fatto che mi telefoni dimostra che il deficiente sei tu. Sei tu che non vuoi ragionare, commissario. In casa di quel pezzente hai trovato soltanto qualche foto pornografica e qualche ritaglio di riviste oscene. Ti farò fare una figura di merda. Hai commesso un grosso errore, commissario Capuana. E lo pagherai caro. Molto caro. Quale errore? Quale? Non l'hai capito? No. Illuminami tu. Non fare lo spiritoso. Ti do 2 minuti ancora.
Mi hai sottovalutato, questo è il tuo errore. Mentre avete fra le mani quel disgraziato, ucciderò ancora. E coprirò di ridicolo te, il questore e il giudice. E segnerò la fine della vostra carriera. Aspetta, non agganciare. Devo dirti ancora la cosa più importante. Ucciderò tua moglie, oggi stesso. Ehi, sei ammutolito? Non mi credi, eh? Sì, ucciderò tua moglie. Hai capito bene? Tua moglie. Stammi a sentire, non mi far perdere altro tempo. Il maniaco vero uccide solo le donne infedeli, le puttane. Esatto, le puttane. Tu sei il solo in città a non sapere che tua moglie ti tradisce. Ho le foto che lo provano, come per le altre. Non te l'aspettavi, vero? Perderai la faccia. Dovrai andartene di qui, cornuto e vedovo. E non puoi impedirmelo, Capuana, perché non sai dove si incontra con il suo amante. Non ridi più, eh? Sì, commissario? Non ci sono per nessuno. Per nessuno, hai capito? Bene, commissario. Hai trovato soltanto qualche foto pornografica e qualche ritaglio di riviste oscene. Ti farò fare una figura di merda. Hai commesso un grosso errore, commissario Capuana. Sei il solo in città a non sapere che tua moglie ti tradisce. Ho le foto che lo provano, come per le altre. Non te l'aspettavi, vero? Perderai la faccia. Sono io, Teresa. C'è mia moglie? È uscita, dottore. Doveva andare dal parrucchiere. Desidera altro, dottore? Grazie. Dovrai andartene di qui, cornuto e vedovo. E non puoi impedirmelo, Capuana, perché non sai dove si incontra con il suo amante. Non ridi più, eh? Errore, commissario Capuana, e lo pagherai caro, molto caro. Pronto? Sono Capuana, c'è mia moglie? No, commissario. Ma deve venire. Sì, ma non è ancora arrivata. Ha prenotato? Ha prenotato? Vuole che controlli l'ora, commissario? No, grazie. Penso che non dovrà tardare. Mi faccia chiamare. Va bene, commissario, non dubiti, appena arriva la faccio chiamare. Sì, così sono molto sensibile. A che ora doveva venire la signora Capuana? Alle 5, signore. Ma come al solito tarda sempre. Non sarà qui prima delle 7. Eh già, viene a rifarsi la testa dopo. Signora, ho le mani fatate, vero? È vero. Vedesse con i ragazzi. Città a non sapere che tua moglie ti tradisce. Ho le foto che lo provano, come per le altre. Non te l'aspettavi, vero? Perderai la faccia. Dovrai andartene di qui, cornuto e vedovo. E non puoi impedirmelo, Capuana, perché non sai dove si incontra con il suo amante. Non ridi più, eh? Perderai la faccia. Dovrai andartene di qui, cornuto e vedovo. E non puoi impedirmelo, Capuana, perché non sai dove si incontra con il suo amante. Non ridi più, eh?
e non puoi impedirmelo, capuana, perché non sai dove si incontra con il suo amante. Non ridi più, eh? Pronto? Come? Ah, buongiorno. Suo nipote è uscito presto nel pomeriggio, commissario. Come? Credo alla Villa al Mare. Pronto? 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 Pronto?
Come mai sei tornato? Ho dimenticato dei documenti. Dove stai andando? Stavo andando al mare. Da solo? Ciao, sì, ciao. Mi accompagna Roberto, se non ti dispiace. No, certo. Purché non si metta a fare la mille miglia come al solito. Sta tranquillo, quando è con me non gli permetto mai di correre. Beh, a più tardi. Ciao. Ciao. Pronto? Chi parla? Il marito sa tutto. Vattene, non fare il fesso. Il marito sa tutto. Ma lei chi è? Pronto? Pronto? Thank you.
Fermati, Casali. Oppure potrebbe anche trattarsi di un maniaco. E poi il colpo mortale. Nicosia, sono Capuana. Passami il questore.